Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Volevo parlare un po' di Cristiano Ronaldo, che è un ex calciatore della Juventus, quindi per quello potrebbe anche non interessarci, però come sapete a me piace anche un po' il gossip, un po' quello che si dice, ricostruire un po' tramite le parole, gli atteggiamenti, insomma le situazioni che si vengono a creare. Come sapete Ronaldo ha rilasciato al The Sun un'intervista molto, tra l'altro è uscita a spezzoni in questi giorni, che uscirà in pari nei prossimi giorni integralmente, ma di fatto poi si è capito di cosa si tratta. Un'intervista a questo giornalista di questa testata in cui attacca tutto spiano Manchester United, alcuni compagni, ex compagni, eccetera, eccetera. Ronaldo lo fa perché, come sapete, ultimamente si è percepito, senza dover sapere chissà che cosa, che il rapporto tra Manchester United e Ronaldo si sono in qualche modo compromessi, sono rovinati e probabilmente si sono rotti del tutto. L'intervista che ha rilasciato è la definitiva rottura, tanto che si parla già di un Manchester United che aspetta solo l'uscita dell'intervista integrale per poi fare un comunicato e prendere decisioni. Decisioni che, come si suppone, porteranno alla rescissione del contratto che, da quello che si dice in questa battaglia che si prospetta essere legale, si arriverà alla richiesta dell'United, sarà quella di rescindere il contratto senza dare nulla di più a Ronaldo di quello che gli spetta. Fino a qui, quindi senza l'ultima parte mancante di quello che gli spetta da qui a fine anno, perché come sapete il contratto con Ronaldo dovrà scadere a fine giugno. Quello che Ronaldo dice sono tantissime cose, ma poi vado un po' a elencarvi alcune di queste tematiche per poi capire anche un po' il senso, il perché lo fa, il tempismo, eccetera, eccetera, secondo la mia modesta opinione. Ronaldo attacca lo United in primis per non avergli creduto, non averlo ascoltato fino in fondo quando a luglio non si è presentato al precampionato alla tournée, perché andando chiaramente dalla dirigenza, Ronaldo disse che la figlia di 3 mesi, come sapete Ronaldo qualche mese fa, quest'anno, ha perso nel parto gemellare una delle 2 figlie, dalla compagna Giorgina, una di queste, quella chiaramente che per fortuna è sopravvissuta, ha avuto una bronchite, un problema di salute a luglio e Ronaldo chiaramente non si sentiva, come dire, in grado di lasciare la famiglia e Giorgina da sole, e ha preferito chiaramente rimanere a Manchester, dove cavolo è, insomma, per assistere alla moglie che non poteva lasciare da sola, giustamente, anche perché per quanto girino i milioni intorno a Ronaldo, la famiglia ha sempre un primo posto. E questo punto di vista, quello che dice Ronaldo è che Ronaldo stesso ha percepito da parte di chi l'ha ascoltato una sorta di "non ti credo, sta dicendo un po' una palla per saltare per campionato". Questa è la prima accusa che mette in cattiva luce la dirigenza, come se fosse senza cuore, eccetera, eccetera. Parla quindi anche di come Ten Hag gli abbia mancato di rispetto nel mancato utilizzo di quest'anno molto a singhiozzo. Parla anche di quello che è lo United, che fondamentalmente non è più la squadra che era un tempo, perché la proprietà è lontanissima, lasciano tutto a dirigenza e presidente, non interessandosi all'aspetto sportivo dell'United, ma solo a quello prettamente economico, ma questo forse è un discorso abbastanza condivisibile, e che quindi l'United ha perso terreno anche per questo motivo, diventando una potenza seconda ai grandi Liverpool, City, addirittura l'Arsenal, eccetera, eccetera, quindi perdendo terreno per colpa di una proprietà che ha investito sull'United, ma senza voler poi approfittare di questo investimento per crescere anche a crescere la componente sportiva. Si lamenta anche di qualche compagno di squadra, si lamenta anche del fatto di quello che è la sua decisione di uscire prima nella partita col Tottenham, quello che gli è costata chiaramente la multa e anche l'esclusione nella partita successiva, per poi, come dice lui, aver chiesto scusa a tutta la squadra. E fa riferimento lo stesso giornalista negli spoiler di questa intervista di come Ronaldo si senta comunque adesso un giocatore importantissimo e fortissimo, nonostante non sia più quello di una volta, semplicemente perché ha evoluto il suo essere Ronaldo in un Ronaldo che ha una visione di gioco differente, un'intelligenza differente, e quindi appunto per questo è ancora più forte di prima, perché si è evoluto in questo giocatore perfetto, per quanto chiaramente il fisico e l'età non siano più d'accordo. E infine parla anche di ex calciatori, suoi compagni, Gary Neville e Wayne Rooney, accusandoli di praticamente avergli mancato il rispetto, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, è un attacco frontale a tutto ciò che a Ronaldo non è stato bene, è andato bene in questi ultimi mesi. E fondamentalmente, se guardiamo alle tecniche che fa, attacca veramente tutti. E questa cosa gli sta anche, cioè questa cosa, questo video che gira, di stesso Bruno Fernandes, compagno di squadra e dell'United e del Portogallo, che di fatto lo saluta in ritiro col Portogallo per il mondiale, quasi fosse uno sconosciuto, quindi è dimostrazione del fatto che Ronaldo ha rotto anche molto con i calciatori, questo perché chiaramente forse i calciatori stessi sono sentiti mancati di rispetto per Ronaldo che cerca di stare sempre sopra le regole. Questo è un po' tutto, e questa, riassumendo molto molto velocemente, è il parere, il punto di vista, l'opinione, la parte di Ronaldo.
Di fronte a questo però voglio farci una mia lettura e sicuramente lo faccio anche da esterno perché chiaramente Ronaldo in un certo momento quando parla della proprietà che è lontana eccetera eccetera mette al primo posto i tifosi, quindi prende il solito tema del tifoso al primo posto e i tifosi che potenzialmente sono d'accordo con lui perché si accorgono anch'essi che fondamentalmente l'United è allo sbando. Insomma, Ronaldo fa un'intervista di questo tipo e non la fa per niente, fa un'intervista in questo momento e non la fa per niente. Tutto in queste interviste, in queste dichiarazioni di Ronaldo, ci vede un Ronaldo che purtroppo, e questo si era già visto quando è andato via da Juventus, negli ultimi anno e mezzo ha perso di vista, ha perso il lume della ragione in qualche modo, non ha veramente fatto i conti con l'età, non ha capito che forse era meglio completare un percorso iniziato con la Juve per poi andare a svernare effettivamente in Portogallo, ad esempio. Quindi fa una carriera chiaramente a ribasso, consapevole del fatto che con la sua età non tutti i club hanno potuto chiaramente puntare come prima su di lui. Ha fatto una scelta chiaramente veloce, di fretta, se vi ricordi, se ricordate Ronaldo di fatto se ne andò via come un ladro 5 giorni prima della fine del calciomercato. Le scelte furono poche perché nessuna squadra poteva investire su di lui, furono due, i due Manchester, e poi dice Ronaldo stesso che lo stesso Ferguson ha intimato Ronaldo nella United al City, quindi di fatto le scelte poi sono calate a uno, lo United era l'unica squadra che gli permetteva di mantenere lo stesso stipendio che aveva la Juventus. Quindi da questo punto di vista Ronaldo ha preso la prima cosa che arrivava, un po' anche forte del senso nostalgico dell'United di Ronaldo, è andato lì. Ma chiaramente nessuna squadra può credere di poter fare in 5 giorni un progetto tecnico e quindi anche dalla parte di United secondo me c'è stato un errore di valutazione pensando che Ronaldo avrebbe risolto i problemi che lo United ha sempre avuto in questi ultimi anni. E così non è stato, lo scorso anno Ronaldo ha fatto una bellissima stagione, personalmente, ma di squadra sicuramente no, quindi non è bastato nemmeno Ronaldo se non per accrescere il suo ego. Ed è proprio il suo ego il suo vero limite, perché quando l'ego è chiaramente vicino a quello che è anche la prestazione sua e collettiva, Ronaldo è il giocatore più importante, più forte, più utile al mondo. Quando il suo ego viene accostato a un calo di prestazioni, però di motivi anagrafici, ma anche un calo delle prestazioni della squadra, vedi con la Juve, vedi con lo United, ecco che il suo ego è totalmente un nemico, il nemico che l'ha portato a fare la guerra contro l'United e il nemico che l'ha portato a non fare la guerra contro di noi, chiaramente perché come si è lasciato senza dire nulla, ma andare via così, come un ladro la notte. Quindi da questo punto di vista il suo ego, che è sempre stato secondo me un parere che ho sempre avuto, è un'arma a doppio taglio che può essere chiaramente favorevole a lui e non favorevole. E quando arriva a 37 anni può esserti solo non favorevole. Parliamoci chiaro, il fatto di lasciare un'intervista e di non risolvere le cose dal punto di vista legale o meno, insomma, in casa, è legato anche a questo, al suo ego spropositato. Cioè il fatto di lasciare un'intervista chiaramente è una motivazione abbastanza valida per dire ha un po' di un certo tipo di ego, ma soprattutto lo fa perché in questa fase della sua carriera, incalando dal punto di vista atletico, sportivo, eccetera, eccetera, e anche il fatto che nonostante sia comunque la personalità che al mondo di cui si parla di più, si parla comunque meno di prima di Cristiano Ronaldo e se ne parla sempre in negativo, ma in positivo. E questo parlarsi in negativo ha visto Ronaldo stesso metterlo lì in secondo piano, ma non più sul piedistallo su cui appoggiato per molti anni, per più di un decennio. E questo a Ronaldo non va bene, quindi l'unico modo era fare guerra frontale, fare in modo che si parlasse di lui come sto facendo io, ma chiaramente io sono io e poi chiaramente c'è chi ne parlerà di più, testate giornalistiche, giornali, media, eccetera, eccetera. Fa la guerra frontale e far parlare di se stesso, non per quanto fa bene in campo, e ha continuato a fare bene in campo e continuerebbe potenzialmente a fare bene in campo, ma per quelle che sono le sue ragioni personali. D'altra parte però c'è un Manchester United chiaramente che è sicuramente allo sbando, cioè Ronaldo quando parla di queste questioni sullo United allo sbando, da spettatore esterno si vede che lo United deve essere sicuramente la squadra ideale per andare a vincere, eccetera, eccetera. Quindi i problemi rimangono e sono sicuro che ci siano problemi anche dal punto di vista della proprietà, della dirigenza. Io non seguo il mondo United, però mi pare di capire che se la classifica parla da diversi anni in quel modo e anche il cammino europeo parla da diversi anni in quel modo, un motivo ci sarà che va anche oltre Cristiano Ronaldo. E sicuramente su quello il concetto sicuramente che rivela Ronaldo è corretto ed è quello che appunto i tifosi pensano. Questa cosa di far leva sui tifosi è chiaramente un modo per portare l'opinione pubblica dalla sua parte. Quindi Ronaldo, e poi utilizza anche delle cose importanti come la vita personale, che sicuramente sono fatti bene, non è che la figlia non è stata male, ma il fatto di utilizzare quell'episodio per confermare quanto sia uno stronzo all'United è un modo per portare acqua al proprio mulino. Quindi da questo punto di vista Ronaldo sta giocando delle carte e sta facendo un all-in pazzesco per cercare di portarsi l'opinione pubblica appresso e aver ragione, e aver ragione per Ronaldo vuol dire anche fare soldi, più o meno direttamente, perché parlare di Ronaldo vuol dire
far del bene a tutto l'impero Ronaldo. Vuol dire dare ancora possibilità anche di gioco, di guadagno, vuol dire tantissime cose, perché adesso Ronaldo potenzialmente può perdere molti soldi, ma nel momento in cui sa che li sta perdendo, fa un all-in come nel poker, no? Ma potenzialmente può guadagnare di più e guadagnare più visibilità che gli consentirà a quasi 40 anni di essere ancora sul tetto del mondo da solo, in altre forme, in altre modalità, perché chiaramente non può fare il calciatore fino ai 50 anni. Chiaramente ci sono tante posizioni contrastanti, tante posizioni contrastanti che portano anche a avere ragione un po' l'una o un po' l'altra. Ma di fronte a questa cosa qua, tralasciando il discorso United che non ci compete, non mi interessa perché non sono tifoso dell'United, non seguo neanche la Premier, resta il fatto che quello che si diceva su Ronaldo alla Juventus alla fine si è rivelato. E se da una parte Ronaldo, la sua mancanza lo scorso anno ha portato a noi qualche problema in campo, l'altra parte secondo me è stata una liberazione. Perché quello che è arrivato adesso, a succedere adesso, poteva tranquillamente succedere 6 mesi dopo, cioè lo scorso gennaio fondamentalmente, non è da escludere, perché era l'ultimo anno, perché c'era un nuovo allenatore, quindi sì, cambiava qualcosa, perché sicuramente Allegri, e l'aveva detto, e poi la motivazione per la quale probabilmente Ronaldo è andato via, Allegri avrebbe messo Ronaldo non più nel primissimo piano, ma nel primo, un po' come tanti altri potrebbero potenzialmente ambire a quel primo posto. No? Quindi, questa cosa qua ha fatto scoccare Ronaldo il dubbio e per fortuna siamo riusciti alla fine, per fortuna col senno di poi, a lasciarci in quel momento e non 6 mesi dopo, perché secondo me sarebbe stato uguale, tale e quale a quello che è successo allo United, forse meno pesantemente, perché c'è da dire che la proprietà Juventus, la dirigenza Juventus, per quanto scricchiolante, secondo me è un po' più presente di quella dello United, probabilmente perché Agnelli, per quanto sia stato un po' disperso recentemente, è comunque più presente. E sicuramente con Ronaldo abbiamo un rapporto particolarmente privilegiato. Però, al di là di quello, l'epilogo sarebbe stato molto molto simile. Ronaldo è ormai vittima di se stesso, del suo ego, della sua persona, personaggio che si è creato nel tempo. Fa male perché poi i giocatori così forti, tutti i giocatori forti tendono naturalmente qualche volta a fare un fine carriera un po' meno dignitoso di quello che avrebbero meritato. E spesso per il proprio ego, per la propria voglia di dire ancora sono il primo, ma non sono più il primo di fatto. Però ci sono giocatori e giocatori. Ronaldo è stato talmente ingombrante da vivo, tra virgolette, passato il termine, che adesso che è già morto, cioè un giocatore chiaramente incalando, è ancora più, cioè il tonfo è ancora più pesante di quanto è stato il suo spiccare il volo anni fa. Quindi è una cosa che vale per tutti, per Ronaldo vale un po' di più. Voglio ancora vedere gli ultimi dettagli dell'intervista che uscirà in questi giorni per capire magari altri aneddoti, altri gossip, giusto perché ci interessa, ma fondamentalmente, al di là di quelli che sono più o meno gossip, la cosa che andava detta è questo: il contesto è questo, e il pensiero che ho su Ronaldo in generale, anche a prescindere da questo discorso completamente legato alla questione United, è questo. Detto questo, più questo di questo, commenti qui sotto per quanto riguarda la vostra sensazione su questa intervista e sul personaggio Ronaldo in generale. Io vi do appuntamento al prossimo video, come sempre, forza Juve, e alla prossima, appunto. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.